segnato la storia non solo di Brescia ma del nostro paese. Un testo dal quale emerge chiaramente un'idea che sento di condividere profondamente. Noi tutti abbiamo bisogno di memoria, ma di una memoria attiva per continuare quotidianamente, non soltanto nelle giornate in cui è giusto ricordare gli avvenimenti, il nostro impegno di ricerca della verità per ricostruire senso, finalità dove è stato distrutto. Guardate, questo è l'elemento fondamentale della memoria attiva. E qui ringrazio il professore che lo ha detto anche da un punto di vista di che cosa significa il metodo storico per ricostruire e saper leggere gli avvenimenti di oggi, perché non, o di ieri, ma insomma così recenti, perché non è che nascono dal niente, nascono esattamente da sedimentazioni, da elementi che la storia può aiutare a ricordare e a sapere interpretare. Per questo dico che non vuol dire solo su questi avvenimenti ricordare date e numeri dei caduti. Spesso nella comunicazione pubblica questo avviene. Vuol dire invece conoscere, averne consapevolezza, andare fino in fondo, pretendere sempre e comunque, senza mai arrendersi, la verità. E quindi dire parole di verità e di giustizia per Giulietta Banzi Bazzoli, Livia Bottardi Milani, Clementina Calzari Trebeschi, Alberto Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Vittorio Zambarda e per tutte le vittime, ovviamente, dell'odio terroristico o criminale. Le donne e gli uomini che hanno perso la vita a Piazza della Loggia erano cittadine e cittadini attivi, con una profonda consapevolezza della necessità di mantenere nel nostro Paese la democrazia, la partecipazione, la coesione sociale. Sono morti mentre nella piazza si teneva un comizio antifascista. Bisogna sempre ricordare anche i fatti della storia. Siccome ero drammaticamente presente non quel giorno, ma due giorni dopo, vorrei con voi ricordare Luciano Lama, che all'indomani della strage, proprio qui a Brescia, ha detto: erano donne e uomini semplici, impegnati nel loro lavoro, a scuola, nel sindacato, come in una missione di emancipazione sociale e di liberazione morale e umana. Credevano profondamente nel valore di uno strumento che unisce il mondo del lavoro fra di loro, non solo per difendere e migliorare la condizione materiale, ma per dare, diceva Luciano Lama, alle classi lavoratrici una ragione di lotta, di impegno civile, di sviluppo culturale e umano. Anche per onorare questi morti c'è un mezzo solo, così veniva già detto allora il 31 maggio. Continuare l'opera loro, impegnarsi nell'azione, battersi per le idee che hanno riempito la loro esistenza di militanti, di cittadini attivi e consapevoli. Per lungo tempo, purtroppo, non siamo stati in grado di trovare una risposta chiara e non equivoca al loro sacrificio. Solo a giugno scorso, nel 2017, siamo arrivati a una sentenza con la quale sono stati definitivamente condannati Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. In tutti questi anni, a partire dal 2000, la Casa della Memoria, nata per iniziativa del Comune, della provincia di Brescia e dell'Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza della Loggia, si è fatta custode del ricordo di quei fatti, alimentandolo con documenti, atti, informazioni messe a disposizione delle ricercatrici e dei ricercatori, dei semplici cittadini delle scuole. L'abbiamo avuto un esempio qui anche con le parole, secondo me, importanti dette anche dagli studenti. È diventata luogo di conoscenza imprescindibile con la sua biblioteca e con l'archivio di materiale documentario, e ha assolto con profondo spirito di servizio alla missione di promozione del sapere e quindi di cittadinanza attiva, perché il sapere, la conoscenza e l'approfondimento è cittadinanza attiva. E si è data, partecipando attivamente alla rete degli archivi per non dimenticare, anche patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali. Lo dico perché anche questo è significativo: si è reagito, si è costruito, si è allargato, si è coinvolto. Ha aperto le sue porte alle studentesse e agli studenti dei nostri istituti scolastici, impegnandosi concretamente a tramandare la conoscenza di fatti dolorosi del nostro passato, che vanno compresi in dettaglio, che vanno analizzati per capire quali sono le forme del male che possono imperversare nelle nostre società e far sì che certi crimini contro la dignità di donne e uomini non si ripetano mai più.
Non c'è mai nulla, lo sottolineiamo tutti insieme sempre, che possa giustificare la violenza, mai. Questo è un elemento di fondo della memoria attiva, perché esattamente non c'è mai in nessun luogo e per nessuna ragione motivazione per giustificare la violenza. E sempre questo lavoro straordinario che viene fatto, dando concreta attuazione, secondo me, all'esortazione che a suo tempo Lama lanciò nel 74 da questo luogo. Diciamo che gli attentati devono sempre essere prevenuti, che ogni atto di violenza deve essere perseguito, che le centrali della provocazione del terrorismo devono essere snidate, descritte, contrastate e distrutte. Vi devo dire che sono molto orgogliosa della collaborazione che abbiamo instaurato e che è in atto tra la Casa della Memoria e il MIUR, il nostro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, consolidata, come veniva già detto, dal protocollo, e anche un'intesa che impegna entrambe le parti nella promozione e nell'organizzazione di momenti di approfondimento e ricerca sia per i giovani nelle nostre scuole che per le universitarie e gli universitari. Questo è un punto importante. Maglio, siccome è stato in parte anticipato, lo diciamo. Considero molto importante l'iniziativa e un protocollo che noi sosterremo come Ministero di collaborazione tra l'Università di Brescia e l'Università di Macerata, esattamente per avviare un percorso molto serio anche di formazione, di ricerca a livello universitario, esattamente, della memoria attiva. Come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 9 maggio, durante le celebrazioni del Giorno della Memoria, come sapete istituito con una legge nel 2007, per ricordare tutte le vittime del terrorismo interno e internazionale delle stragi di tale matrice, ricordare tutti coloro che sono stati uccisi dai terrorismi vecchi e nuovi è un dovere morale ed etico. Io credo che sia anche un atto di responsabilità che devono fare e che dobbiamo fare sia nei percorsi formativi, ma io sono molto d'accordo, abbiamo bisogno di coinvolgere gli adulti, perché sennò c'è una cesura tra ciò che noi diamo alle ragazze e ai ragazzi interni al percorso formativo con la società esterna. Il rapporto con gli adulti è un tema fondamentale, anche perché, vedete, non siamo immuni dall'odio. Dobbiamo essere consapevoli di questo. Questo è un dato su cui ho una grande, grande attenzione. Non dobbiamo pensare di essere al riparo perché distanti temporalmente da quei fatti. Anche questo è un elemento che porta all'esigenza di una memoria attiva, consapevole dei fatti avvenuti. Si tratta di crimini che piombavano nelle vite comuni di donne e uomini per annientarle e diffondere paura e percezione di insicurezza. Crimini efferati, non episodici o prodotti da follia omicida, anche questo, nel linguaggio pubblico, stiamo attenti, perché a volte il linguaggio descrive fatti che paiono lontani e non ripetibili. Invece, esattamente, il tema non è la follia, ma è una strategia consapevole. Quindi vuol dire che è stata pensata, ragionata e scelta. Quindi non mai derubricare atti come se fossero atti di persone che in quel momento non sono lucidi, perché anche questo è un elemento di cultura, di conoscenza, di approfondimento, perché anche quello che poi determina esattamente il fatto di costruire consapevolezza perché ciò non avvenga mai più. Sono eventi, per questo che io insisto molto, sono eventi che avevano radici profonde e da quelle radici politiche, culturali sono scaturiti. Sono eventi che possono tornare a macchiare le nostre società se non educhiamo le nostre giovani e i nostri giovani al rispetto, alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla capacità di comprendere che è un vantaggio, oltre che un'etica, per tutte e per tutti, vivere e convivere con le differenze e con rispetto di ciascuna persona che ha una sua dignità umana. A tutti questi valori in realtà noi abbiamo nero su bianco, veniva anche qui detto, io lo voglio riprendere, sta nero su bianco nella nostra Costituzione, basterebbe conoscerla, studiarla e applicarla, soprattutto nelle sue prime parti. Come mi è capitato di recente di dire anche il 27 di gennaio davanti al Presidente della Repubblica, la Costituzione è il libretto di istruzione della convivenza civile e democratica.
E concedetemi un gioco di parole, proprio perché è il libretto di istruzioni della nostra democrazia, deve essere anche fondamentale libretto di istruzione. È per questo motivo che quest'anno, come voi sapete, in occasione dei suoi 70 anni, cioè dell'entrata in vigore 70 anni fa della nostra Costituzione, che abbiamo deciso come governo di distribuirne una copia, non era mai avvenuto, ad ogni studentessa e ad ogni studente di tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, con una lettera di accompagno inserita dentro al libretto della Costituzione del Presidente Mattarella e con una circolare ai docenti e ai presidi per dire fatela studiare, utilizzate il dibattito delle madri e dei padri della Costituzione, quindi le madri e dei padri che l'hanno scritta, per far comprendere che cosa significava ogni parola, che cosa significava ogni articolo della prima parte della Costituzione, perché questo dà forza, secondo me, esattamente alla formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Guardate, questo è un atto importante, è un atto significativo che dal mio punto di vista dà davvero degli orientamenti. E pensate quando nelle scuole farete discutere, approfondire le ragioni delle madri, dei padri costituenti quando hanno scritto l'articolo 3 della Costituzione, che è esattamente la mappa, i valori fondativi di che cosa? Di un incontro tra le culture, un incontro tra le diverse culture che hanno costituito la base della costruzione della nostra Costituzione. Lo considero un elemento fondamentale, perché quello che ti dice che nessuna diversità può essere utilizzata per non creare, diciamo, discriminata per non creare uguaglianza. La conoscete bene l'articolo 3. Io lo considero uno degli articoli più potenti e più forti, che può esattamente corrispondere a costruire un rispetto di tutte le diversità. Ma c'è un secondo comma che considero importantissimo e poco, secondo me, conosciuto nell'azione pubblica, perché il secondo comma dell'articolo 3 dice che è compito della Repubblica, non solo di qualcuno, non solo di una parte delle istituzioni, ma dell'insieme della Repubblica, di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la pari dignità e quindi l'uguaglianza tra le diversità dei cittadini in base al sesso, alla razza, alla religione, all'opinione politica, alle condizioni sociali. Siccome sono qui, voglio anche esprimermi sulla seconda parola della non discriminazione, che è la parola razza. Sapete che si è aperto un dibattito, ma anche qui lo dico solo per informazione, lo studierete spero nelle classi in questo periodo con la Costituzione che vi abbiamo mandato. Il dibattito delle madri e dei padri costituenti hanno scelto di mantenere la parola razza, non è stata una svista, l'hanno discusso se era utile tenerla o non tenerla, l'hanno mantenuta perché bisognava ricordarsi che non in Germania e basta, ma che in Italia c'erano state le leggi razziali, di cui quest'anno, come sapete, ricorrono gli 80 anni. E anche su questo abbiamo scelto, proprio per costruire concretamente cittadinanza attiva e consapevolezza, di mandare le linee guida nelle scuole sulla Shoah, sulla sua origine, sulle sue condizioni, perché anche la conoscenza di questi fatti, non solo contestualizzandoli in quel periodo storico, ma la radice che porta, la radice strutturale che porta alle discriminazioni anche in base, diciamo, alla etnia, alla religione o, come viene detta, alla razza, diventa un elemento di conoscenza, di cultura e di formazione fondamentale per la cittadinanza delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Così come credo sia stato importante a ottobre del 2017 la scelta che abbiamo fatto di mandare in tutte le scuole esattamente una, diciamo così, un programma che ovviamente nel rispetto dell'autonomia delle scuole e della libertà di insegnamento, ma esattamente il piano per l'educazione al rispetto, attuativo dell'articolo 3 della Costituzione, insieme al quale abbiamo mandato le linee guida in attuazione del comma 16 della legge 107 contro la violenza sulle donne, abbiamo mandato le linee guida sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo in base alla legge approvata dal Parlamento italiano nel 2017, ma abbiamo anche mandato un manifesto importante di 10 principi sulla corretta comunicazione contro le parole dell'odio, perché anche le parole non sono mai innocenti.
possono creare discriminazione e violenza. E quindi anche questi sono elementi che abbiamo mandato nelle scuole per dire quanto è importante esattamente il ruolo della scuola per tutto questo e per determinare effettivamente cittadinanza attiva e pacifica. Allora, il lavoro che voi avete fatto qui a Brescia, il lavoro che fate nelle scuole, questa comunità così importante, questa comunità educante, sì, l'abbiamo chiamata così, se mi posso permettere, la ringrazio di averlo citato nella vostra esperienza, ma l'abbiamo messo anche come frase, come contenuto, come forza significativa anche nel testo, nessuno se l'aspettava, dell'ultimo rinnovo contrattuale dopo 10 anni che abbiamo firmato il 9 di febbraio, perché comunità educante è la più straordinaria responsabilità che ciascuno di noi adulto ha, ciascuno nel rispetto delle sue funzioni, ma che esattamente serve a costruire una convivenza esente da violenza, da sopraffazione. Questo è il modo per ricordare anche la memoria di quello che qui è avvenuto purtroppo il 28 di maggio a Piazza della Loggia. Vi ringrazio e sono veramente orgogliosa del lavoro che state facendo qui. Grazie di cuore da parte di tutti. Grazie a tutti, concludiamo questo incontro in due momenti molto vicini fra di loro. Il primo è quello musicale, in cui ancora gli alunni del liceo musicale Gambara suoneranno un brano che in Yiddish significa
Infatti. Bravo. Distinguere i morti e le ragioni storiche. E quindi a morti.